Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Figlio se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. La liturgia odierna, che celebra la solennità del cuore di Gesù, ci presenta nel Vangelo la più alta autorivelazione del Cristo. È una bella preghiera di lode, quella di Gesù, nel Vangelo che oggi leggiamo. Egli ringrazia il Padre perché da sempre si è rivelato attraverso la piccolezza. Gesù lo sa fin dal principio. La sua nascita nella grotta di Betlemme è la prima testimonianza di rivelazione nella piccolezza. Ne seguiranno tante altre. Gesù riconoscerà la grandezza della fede nella donna cananea, nel centurione e nel ladrone pentito. Il carattere dell'odierna solennità è duplice: di ringraziamento per le meraviglie dell'amore che Dio ha per noi e di riparazione, perché spesso tale amore è male o poco corrisposto. L'espandersi del culto al Sacro Cuore è dovuto in modo speciale alla devozione e alla pietà di numerosi santi di cui il Signore mostrò i segreti del suo cuore amorosissimo e che li mosse a diffondere la devozione al Sacro Cuore e a risvegliare lo spirito di riparazione. Apparendo una volta a Santa Margherita Maria Lacocque, il Signore le chiese di promuovere l'amore alla comunione frequente, soprattutto nei primi venerdì di ogni mese, con senso di riparazione. Un anno dopo Nostro Signore le apparve di nuovo e, mostrandole il suo cuore sacratissimo, le rivolse queste parole che hanno alimentato la pietà di molte anime. Ecco quel cuore che tanto ha amato gli uomini e che in riconoscenza però non ricevo dalla maggior parte di essi che ingratitudine, irriverenze, sacrilegi, freddezze e disprezzi. Ma ciò che più mi amareggia è che ci siano anche dei cuori a me consacrati che mi trattano così. Gesù, vero Dio e vero uomo, ama il mondo con cuore d'uomo, un cuore che fa da tramite all'amore infinito di Dio. Nessuno ci ha amato e nessuno ci amerà più di Gesù. Il suo cuore è pieno dell'amore del Padre, pieno al modo divino e al tempo stesso umano. Il cuore di Gesù ci ha amato come nessun altro.
ha sperimentato gioia e tristezza, compassione e pena. Gli evangelisti lo annotano con molta frequenza. Sento compassione di questa folla, si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore. Il piccolo successo degli apostoli nella loro prima uscita apostolica lo fece trasalire di gioia, come noi quando riceviamo una buona notizia, e piangere quando la morte gli strappa un amico nel caso di Lazzaro. Non ci ha nemmeno nascosto le sue delusioni. Quante volte, avendo davanti a sé la storia di tutta l'umanità, vede che la maggior parte degli ebrei, dei pagani, di tutti i tempi, respingeranno l'amore e la misericordia divina. In un certo senso possiamo dire che qui Dio soffre con cuore di uomo le ingratitudini dell'uomo. E questo è il vero significato della devozione al Sacro Cuore: tradurre per noi la natura divina in termini umani. Gesù non era indifferente al fatto che alcuni lebbrosi non fossero ritornati a ringraziarlo dopo essere stati guariti, o alle attenzioni e agli atti di ospitalità solitamente riservati a un invitato, come disse Gesù a Simone il fariseo. In molte occasioni ha provato grandissima gioia nel vedere che qualcuno si pentiva dei suoi peccati e lo seguiva, o nell'assistere alla generosità di quelli che lasciavano tutto per andare con lui. E chi potrebbe descrivere i sentimenti del suo cuore amorosissimo quando sul Calvario ci diede sua madre come madre nostra? Quando ormai aveva immolato la sua vita al Padre, uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Questa ferita aperta ci ricorda l'amore immenso che Gesù ha per noi, perché ci ha dato volontariamente fino all'ultima goccia del suo sangue prezioso. E l'ha fatto come se ciascuno di noi fosse l'unico al mondo. Come possiamo non avvicinarci con fiducia a Cristo? Non ci sono miserie, per quanto grandi, che possano essere di ostacolo al nostro amore. Noi oggi in questa solennità adoriamo il cuore sacratissimo di Gesù in quanto è simbolo di quella inesauribile carità che il Divino Redentore nutre tuttora per il genere umano. Esso difatti, benché non sia più soggetto ai turbamenti della vita presente, è sempre vivo e palpitante in modo indissolubile alla persona del Verbo, e senza dubbio la sorgente di quella perenne carità che il suo spirito diffonde in tutte le membra del suo corpo mistico. Meditando oggi sull'amore che Cristo ha per noi, saremo stimolati a ringraziarlo molto di tale dono, di tanta misericordia immeritata. Ringraziamolo nel vederlo così vicino alle nostre inquietitudini, ai nostri problemi, ai nostri ideali. Ringraziamolo perché ha voluto farsi perfetto uomo, con un cuore amante e amabilissimo, perché ci ha amato fino a morire per noi, perché si prende cura di tutti noi, dei peccatori e dei giusti. Ringraziamolo e chiediamogli di darci un cuore simile al suo. Sia lodato Gesù Cristo.